galè. Buonasera, a nome del Comitato Organizzatore di Festival Letteratura ringraziamo Tea per aver contribuito alla realizzazione di questo evento e diamo il benvenuto a Eva Giovannini e Federico Taddia. Presenta Maurizio Matrone Accenti. Buonasera, benvenuti. Vi ricordo, come tutte le volte, che questo appuntamento dura soltanto 30 minuti e io avrò l'ingrato compito di interrompere questo accento allo scadere del tempo consentito. Quindi non abbiatemene e perdonatemi anticipatamente. Vi ricordo anche che siamo in diretta e che questo evento può essere rivisto già da domani e sul sito festivalletteratura.it. Adesso non voglio togliere altro tempo ai nostri ospiti, da questo momento partono i 30 minuti. Quindi buon accento a tutti e buona serata. Vai. Buonasera a tutti, benvenuti, io sono Federico Taddia, e lei è Eva Giovannini, questo lo avete già capito. Buonasera, a nome del comitato... Buon accento a tutti, buona serata. Dura 30 minuti, ma per due. È già andato. Ok. Allora, io e Eva Giovannini questa sera vi parleremo di Europa. Meglio, Eva ci parlerà d'Europa. Con Eva ci siamo conosciuti però grazie all'Europa. Io conduco su Radio 24 un programma radiofonico che si chiama L'Altra Europa, dove cerco di raccontare un po' l'Europa delle persone. Eva, giornalista... molti di voi l'avranno riconosciuta, è una delle inviate storiche, non perché sia anziana, perché ci lavora da tanti anni, di alcuni dei programmi di punta della RAI, nelle ultime edizioni di Ballarò, da quest'anno Politics, si chiama così, è una delle inviate e soprattutto è autrice di questo libro, Europa Anno Zero, libro uscito esattamente un anno fa, che è una delle fotografie più meglio fatte in questi mesi di quella che è l'Europa. Premessa, siamo due europeisti convinti, anche se da prospettive diverse, non acritici, nel senso che conosciamo benissimo i limiti di questa roba che si chiama Europa, però ci appassiona molto il tema e quindi siamo di parte, si può dire che siamo di parte? Ok. Eva, chi è Anna? Anna... con la H davanti, buonasera a tutti intanto, è una ragazza di 22 anni che ho conosciuto a marzo, un pomeriggio di marzo, in un posto che sembrava l'inferno e si chiama questo posto Idomeni. Anna aveva ancora lo smalto rosso sulle mani ed era una ragazza fuggita da sola da Aleppo, che è la città nella quale era nata, cresciuta, nella quale ancora
miracolosamente vivi sono i suoi genitori. Anna era una studentessa di architettura che a un certo punto ha deciso di fuggire e da sola ha preso e ha intrapreso quella che fino ad un certo punto è stata chiamata la rotta balcanica, fino proprio al grande muro di Idomeni, al confine con la Macedonia. Ho conosciuto Anna, dicevo che aveva ancora le unghie rosse perché Anna è una ragazza, diciamo, esattamente come noi, una ragazza che parla un inglese fluente, una ragazza che veniva anche da una famiglia agiata, tutto sommato, e aveva anche le lenti, pensate, le lenti colorate, le lenti a contatto colorate. A un certo punto lei mi ha detto: io adesso mi sento un animale, ma io ti giuro che ero una ragazza normale fino a, non so, poco tempo fa. E siamo qui buttati nel fango, siamo in 10.000, ci prendiamo le manganellate, i fumogeni, e, ma io da questo posto prima o poi me ne andrò. Quel giorno, attraverso la storia di Anna, io ho capito che cosa significava l'inferno, nel senso che quando tu hai davanti 10.000 persone hai un po'... l'impatto emotivo è forte, però fai fatica a pensare che sono 10.000 individui. Poi a un certo punto ne incontri uno, ti incroci con uno sguardo, ti racconta la sua storia e allora te improvvisamente hai un quadro improvvisamente generale, no? Di una storia collettiva. E quel giorno Anna, da quel giorno con Anna non ci siamo più, diciamo, smesse di sentire. Lei appunto, quando riusciva a caricare il telefono, perché era difficilissimo, 10.000 persone e 10 prese, quindi ogni tanto per una settimana scompariva, poi ci ricontinuavamo a sentire via Skype o su WhatsApp. A un certo punto ho seguito tutti i tentativi di Anna di fuggire. A un certo punto mi ha persino chiesto: ci devo andare con questo trafficante albanese che vuole 10.000 euro, che io non ho, però posso riuscire a farmele mandare? Io ho detto: ma io no, con un trafficante albanese non ci andrei, vedi se riesci a trovare un'altra soluzione. Ok, allora domani attraversiamo il fiume. Dopo due giorni, hai attraversato il fiume, Anna? Sì, ma ci hanno preso a manganellate e ci hanno rimandato indietro. Quindi mi sembrava di parlare con un'amica, perché chattavo con lei esattamente nella timeline con cui chatti con tua cugina, tua madre, eccetera. Però lei stava vivendo la storia. A un certo punto Anna mi scrive: basta, mi sono fatta un passaporto falso e vado in Germania. E io ho detto: facciamoci il segno della croce e speriamo bene. Oggi Anna finalmente è in Germania, ha avuto 2 mesi fa la possibilità, il riconoscimento per l'asilo e si sta riscrivendo alla facoltà di architettura. Quindi è ritornata a sentirsi una persona normale, non vede l'ora di ricongiungersi ai suoi familiari e soprattutto l'ultima mail che mi ha mandato mi ha scritto: non vedo l'ora di laurearmi per contribuire a ricostruire la mia città. La storia di Anna è... La storia di Anna non c'è nel libro, però nella storia di Anna c'è molto del lavoro di Eva. E nel libro ha fatto un viaggio fisico, si è spostata Eva per andare a conoscere non tanto chi l'Europa l'ha fatto, lo sta facendo, ma chi l'Europa la vorrebbe disfare, no? Andando proprio a toccare con mano i nazionalismi, intervistando i protagonisti. In un anno sono cambiate tantissime cose, è un libro dove c'è quel pezzo di storia, però è un libro dove mancano già un sacco di capitoli, vero? Sono 6 capitoli, qual è il 7° che vorresti scrivere oggi di questo libro? Sono 6 capitoli perché sono 6 paesi quelli che io ho deciso di raccontare, sono 6 partiti in particolare di destra, quelli che ho attraversato, sia attraverso i loro leader che ho intervistato, sia attraverso i militanti che ho conosciuto nelle piazze, e sono la Francia di Marine Le Pen, la Germania di Pegida e di Alternative für Deutschland, sono l'Inghilterra dell'UKIP, che poi appunto quando io ho chiuso il libro ancora la Brexit era solo una possibilità ma poi è stata una realtà, sono la Grecia di Alba Dorata, sono l'Ungheria di Orbán e l'Italia, diciamo, della nuova destra di Matteo Salvini. Il 7° capitolo credo che lo farei sulla Turchia, che non è un paese ovviamente europeo, ma è il paese chiave, è quello con cui abbiamo fatto un patto per certi aspetti scellerato,
un patto sicuramente che tiene conto della realpolitik, ma non tiene conto di tutto il resto. E a stringere quel patto è proprio stata la cancelliera Angela Merkel, che con la leadership che riesce ad esercitare oggi in Europa, a un certo punto, dopo aver detto venite tutti, vi accogliamo, vi ricordate esattamente un anno fa a Monaco che scendevano dal treno e li aspettavano i comitati con scritto welcome refugees eccetera, è durata poco, perché poi ha capito che scendeva nei sondaggi, ha visto bene di andare alla vigilia delle elezioni, della rielezione di Erdogan in Turchia, e a dire ok, io ti sostengo, l'Europa è con te, tu però ce li tieni, cioè te li tieni tutti tu in Turchia questi profughi. Ed è evidente che questo porta con sé una serie di implicazioni incredibili. Pensate che grandi organizzazioni umanitarie come Medici Senza Frontiere hanno ritirato il proprio appoggio da Lesbo, da altre parti, proprio perché le condizioni in cui i profughi vengono tenuti al confine tra Turchia e Siria sono assolutamente inaudite. E d'altronde non c'è da stupirsi, perché un presidente di un paese come la Turchia, che tratta i propri abitanti come sono oggi trattati gli abitanti della Turchia, persone di fatto senza libertà, perché oggi azzardatevi a fare il giornalista in Turchia e vi arrivano i poliziotti sotto casa, ci sono amici che quest'estate sono andati in vacanza in Turchia rischiando un po', e sono tornati facendomi vedere dei video, loro alloggiavano in una villa sul mare, avevano affittato, e passava il drone tutti i giorni sopra casa loro, no? Un drone che monitorava, filmava chi erano, passava vicino, poi si alzava e se ne riandava tutti i santi giorni. In spiaggia sono stati avvicinati un paio di volte da persone che volevano fare con loro amicizia, chiedendogli cosa ne pensavano del governo, eccetera, eccetera. Non è più un paese libero, e quindi immaginiamoci come trattano i profughi. Quindi il settimo capitolo lo scriverei sulla Turchia, oppure se dovessi fare un capitolo non su un paese, lo chiamerei Muri. Posso farlo un elenco? Posso elencare? Allora, me li sono scritti, perché quando questo libro è uscito, il 10 settembre 2015, in Europa non esistevano muri, cioè non c'erano fullo spinato, da nessuna parte. Il 10 settembre, il giorno dopo, o due giorni dopo, Orban in Ungheria, vi ricordate la scena in cui quella cameraman prese a calci quel bambino, ecco, quel giorno lì, o il giorno prima o il giorno dopo, poi Erdogan disse alla polizia di mandare con gli idranti e sparare l'acqua, gli idranti su tutti, anche sui bambini, no? E poi costruì il primo muro, quello al confine con la Serbia. Ora ve li leggo tutti perché è incredibile, ma sono tutti veri. Allora, i muri sono stati ripristinati sia di filo spinato o di quello che sono, tra Bulgaria e Turchia il confine blindato, Macedonia, Grecia, quindi i domeni, confine blindato, Ungheria, Serbia, confine blindato, e ora l'Ungheria farà un altro muro a sud, Slovenia, Croazia, c'è un muro di filo spinato, il valico tra Slovenia e Austria, c'è un muro di filo spinato, sono stati ripristinati i controlli al confine con la Norvegia, la Svezia e la Danimarca. Al Brennero, chissà che cosa succederà, soprattutto dopo che vincerà eventualmente le elezioni il partito di destra, e poi due giorni fa Calais. Questo in 12 mesi. Se tanto mi dà tanto, il prossimo 10 settembre ci ritroviamo tutti qua e potremmo dire che l'Europa, non lo so, non c'è più, forse, non lo so, o c'è qualcosa di completamente diverso da quello che noi conosciamo. Tra l'altro hai passato una notte camminando a fianco di questi fili spinati, mi sembra forse tra Slovenia, sì, e Croazia. Tra Slovenia e Croazia. Com'è? Cioè, cosa... È orrendo. Cioè io non lo so, mi è sembrato di fare un viaggio che era un viaggio nella storia. Sono arrivata lì di notte e dovevo raccontare dovevo fare una diretta televisiva al valico con la Slovenia, perché non mi aspettavo, mi avevano detto che c'era un muro, però poi mi sono incaponita e lo volevo andare a vedere, no? E quindi ho trascinato questo povero cameraman alle 2 di notte a cercarlo questo muro, perché nessuno ti vuole dire esattamente dov'è, è nella campagna, non è lungo l'autostrada, no? E quindi a un certo punto l'abbiamo trovato, è stato orribile trovarlo, trovare
questi, ma poi erano 2-3 metri, no? Tant'è che io ho pensato, non è possibile che questo muro faccia davvero paura a qualcuno, è una mossa politica, perché un muro di 2,5 metri oggettivamente si supera, quindi era più un'idea muscolare di confine che una reale necessità di difendersi da un esercito di barbari. Ed ecco che forse è anche peggio, perché se ci fosse un reale, non so, appunto, un esercito alle porte che ci sta invadendo, un confine sarebbe legittimato. Qui si trattava di donne e uomini con bambini in braccio, e questo muro di filo spinato mi è sembrato cinico, semplicemente, non utile. E chi alza i muri oggi vince le elezioni? Non sempre, non da tutte le parti, però sicuramente ha il vento in poppa, come si suol dire. E ci sono alcuni partiti che arrancano perché hanno dei leader che evidentemente non sono riconosciuti troppo credibili. La Lega Nord, ad esempio, si è fermata dopo comunque un'impennata notevole, perché Salvini ha preso la Lega al 2,8% dopo gli scandali finanziari di Bossi e l'ha portata quasi al 14%, che non è malaccio come risultato, però diciamo che non sta sfondando. Ci sono partiti come Marine Le Pen in Francia, che ha fatto del Front National un partito per reduci innominabile nei salotti per bene, il primo partito di Francia. E vediamo cosa succede il prossimo anno, perché chiaramente lì c'è il sistema elettorale che è complicato, diciamo, non aiuta gli outsider, però è ufficialmente il primo partito di Francia, il Front National. E la cosa incredibile è che è il primo partito tra gli operai, tra i precari, tra i ragazzi tra i 18 e i 25 anni, tra chi ha un reddito sotto i 35.000 euro. Questo è il dato vero. Tu eri anche a Londra, mi pare, eri a Londra durante i giorni della Brexit. Quello è un grande trailer di quello che sarà l'Europa, un fuggi-fuggi generale? Prima domanda. Seconda domanda, gli inglesi si sono pentiti? È divertente, questa domanda è intelligente, la risposta non c'è ancora. Io vorrei aspettare 6 mesi, perché adesso l'Inghilterra sta facendo qualcosa di molto furbo, sta tergiversando. Intanto ha già detto che fino al 2017 loro non applicheranno l'articolo 50 del trattato per l'uscita, per cui intanto si stanno prendendo così 7 mesi, non 7 giorni o 7 settimane, 7 mesi per applicare l'articolo di uscita. Dopodiché il Parlamento inglese deve votare e vedremo, perché la maggioranza in Parlamento teoricamente il Leave non ce l'ha, e comunque adesso cosa sta facendo la Gran Bretagna? Theresa May è furbissima, sta negoziando con i paesi del G20 trattati bilaterali, quindi si incontrano e mettono a punto strategie commerciali. E però questo non è possibile, giustamente in questo Schäuble, insomma, il governo tedesco ha alzato il cartellino rosso, ha detto: scusate, non siete ancora usciti dall'Europa e già trattate? Allora muovetevi a uscire. Però se questo verrà consentito, allora sarà un effetto domino, perché se l'Inghilterra va bene, se all'Inghilterra sarà consentito di fare accordi bilaterali, di fatto restare nel bacino dell'Unione Europea per quanto riguarda gli scambi, ma avere, diciamo, la piena sovranità sulla libertà di movimento delle persone, che poi sono quello che ha fatto vincere Leave, no? Lo sparocchio degli immigrati. E a quel punto dirà subito dopo, per esempio, la Francia: se Marine Le Pen fosse il presidente, ce ne andiamo anche noi, che ci stiamo a fare? A prenderci le quote dei rifugiati e però averci i soldi, diciamo, gestiti a Bruxelles? E poi ci sarà la Polonia, che dopo aver per 15 anni preso soldi europei dirà: ora basta, eccetera, eccetera. Se all'Inghilterra invece saranno un pochino più rigidi, no? Come lo sono stati, quando si vuole si è rigidi, guardate con Tsipras l'anno scorso, no? Quando l'Europa vuole sa essere anche cinica, sa essere chirurgica nelle operazioni, sa essere appunto assolutamente severa. Ecco, se lo fosse anche con l'Inghilterra, solo che l'Inghilterra smuove molti, ma molti più soldi. E ancora una volta c'è il principio della realpolitik che conta, un po' come ha contato con Erdogan. Però se l'Europa smarrisce il senso, a mio avviso, di quello che è, e quello che è non può essere che i valori che si è data, perché sicuramente noi non saremo da qui a 30 anni una potenza economica
basta vedere la nostra curva demografica, no? Non ce la potremmo fare a competere da quel punto di vista. Il nostro primato deve restare un primato valoriale. Se però ce lo perdiamo per strada, pezzo pezzo, non so cosa ci resta. Pensavo volessi lanciare uno spot del Fertility Day, no? No, però ho portato una cosa buffa? Sì, è uscita prima. Aspetta, usa il microfono. Questo non so, temo anche. No, non è affatto buffa, però diciamo il Fertility Day è stata una campagna sfortunata, ma il senso, diciamo, del tema c'è, no? Guarda, questa è la curva delle nascite. In Italia, beh, non si vede bene. Comunque, tutti gli indicatori dicono che noi ci estingueremo se non facciamo un po' di figli. E quindi il problema esiste, però non è che puoi obbligare le donne a fare i figli, no? Ovviamente. Magari, però, chi li fa già, e sono gli immigrati, ne fanno molti, invece di chiudere le porte in faccia, accoglierli, integrarli, pretendere che si integrino anche loro, per carità. E prima, quando ci hai accennato al libro, appunto, hai fatto questo viaggio, hai incontrato i leader, hai incontrato anche i militanti, hai incontrato quello che è l'espressione vera e viva del nazionalismo. Gente brutta, sporca e cattiva o sana normalità? In questo viaggio ho incontrato di tutto, Federico. Ho incontrato i cattivi veri, no? Quelli che nei film dici, ah, lui è il cattivo. E hanno delle facce, hanno dei nomi e sono persone di cui avere quasi un po' paura. Sono ad esempio il partito Jobbik in Ungheria, partito che fa opposizione a Orban, che è il primo ministro in Ungheria, ma la fa da destra, da una prospettiva ultranazionalista. Jobbik in ungherese vuol dire i migliori, ma vuol dire anche più a destra. Questo partito ha addirittura una sorta di guardia non armata ma militare di fatto, si chiama la squadra magiara, guardia magiara, sono i nuovi squadristi, vanno a fare i pogrom nei villaggi la notte. Sono stata nel villaggio dove loro hanno picchiato decine di ragazzi rom, ho intervistato i ragazzi rom picchiati da loro. Picchiati con le fruste e con i guanti chiodati, eh? Cioè stiamo parlando di cose che sono il secondo partito d'Ungheria. Nel 2009 avevano il 2%, ora veleggiano tra il 20 e il 25 nei sondaggi. È una cosa che fa paura. Però ho incontrato anche gente normale, tanta gente impaurita, tante persone apparentemente quasi borghesi addirittura, oppure tante persone che hanno perso quel po' di serenità che avevano costruito. Non è un caso che questi populismi vengano chiamati da chi studia, insomma, dai politologi, populismi patrimoniali, perché soffiano sul fuoco di perdere, no, della paura di perdere il proprio patrimonio, che è un patrimonio di valori ma anche un patrimonio di tasche. Cioè, quando non hai più la certezza che tuo figlio farà una vita, non dico agiata, ma quantomeno abbia una prospettiva di ascensore sociale, quando ti guardi indietro e dici, ma io 10 anni fa stavo molto meglio di ora, ma cosa cavolo è successo? Questo lo pensano anche tante persone per bene, tante persone che votavano a sinistra. Marine Le Pen sfonda in Piccardia, che è un Piccardia Nord-Pas-de-Calais, dove lei è arrivata a prendere il 42% alle regionali, era praticamente un feudo di sinistra. E lì cosa sono svegliati tutti i fascisti una mattina? No. Infatti il grande interrogativo, però diciamo quasi filosofico, se lo ponevano già nel New York Times quando scrivevano un articolo dopo il crollo del muro di Berlino, what's left on the left? Cioè a questo punto la sinistra cosa deve diventare? Cos'è rimasto della sinistra? Punto di domanda, no? Non è questo il tema. Eva, tu sei giornalista, ogni volta che proponi di parlare d'Europa, a meno che non ci sia stato l'attentato, non ci sia la strettissima attualità, no, c'è sempre distacco, disattenzione, poco interesse. Quanta colpa abbiamo noi nel non riuscire a raccontare quello che l'Europa è? No, ne abbiamo tantissima. Tu sei tra le eccezioni positive in questo, perché Federico fa un programma tutti i sabati a mezzogiorno su Radio 24 che si chiama L'altra Europa. È un programma divertente dove ci sono storie divertentissime, intelligenti, e però sono esempi rari, quindi cioè, il fatto che tu lo faccia vuol dire che si può fare.
no? Che non è impossibile parlare di Europa senza diventare verbosi, ingessati, noiosi, eccetera. Si può fare, però bisogna averci un po' di visione. Io fino ad oggi, dove lavoro, non sono mai riuscita a sfondarlo, il muro di cristallo, no? Nei posti in cui ho lavorato oggi, perché l'Europa è qualcosa così di astratto che anche i migliori autori televisivi li fanno fatica a visualizzare, tantomeno gli investitori pubblicitari, e quindi un programma sull'Europa, ma sei matta? Questa è la risposta che mi fanno ogni volta, ma sei matta? Chiaramente a me piacerebbe, prima o poi lo farò, secondo me, da qualche parte, non so con chi, non so come, però mi piacerebbe raccontarla, raccontare questa utopia che da 70 anni ci ha regalato la pace in questo continente, non so se è proprio poco, no? E comunque l'Europa non è solo i grandi ideali, l'Europa è anche quando vengono sanzionate grandi multinazionali come Google, che ha lì per carità Google o altre 100, ve ne potrei dire. L'Europa è anche cose materiali, cose che ricadono su tutti noi. E però tutte le cose che si fanno in Europa non contano, contano solo i fallimenti dell'Europa, che per carità sono tanti e sono dietro. Però se ci fosse una narrazione diversa dell'Europa, probabilmente, vedi, è sempre un circolo che si autoalimenta. Tu fai una narrazione carente e sbagliata, emergenziale, le persone pensano che l'Europa sia solo questo. Quindi quando poi i politici parlano d'Europa e tentano di fare qualcosa di diverso, nessuno ci crede, perché l'onda l'abbiamo creata anche noi. L'onda di paura, l'onda di assedio. Quanti telegiornali sono aperti con emergenza immigrati? Non è una emergenza. Finiamola di usare questa parola. È uno stato costante da anni e per anni, e dobbiamo svegliarci. Non è emergente, è disorganizzazione. È incapacità di trovare una via politica. L'emergenza è un'altra cosa, l'emergenza è amatrice. Le parole sono importanti, diceva Nanni Moretti, perché noi dobbiamo sbagliarle proprio noi che con le parole ci viviamo, no? No, abbiamo ancora 5 minuti, qui sono tassativi. Eva, ci siamo, mentre ascoltavo, venuto in mente che ci siamo conosciuti, e te, durante la presentazione del tuo libro, la sera dell'attentato al Bataclan. Eravamo a Milano, è finita la presentazione, ci siamo salutati, lei doveva andare a Brescia, poco dopo è arrivata la notizia dell'attentato, e insieme a quella notizia il tuo biglietto d'aereo che sei partita per Parigi. Che ricordo hai? E cos'è cambiato in questi mesi? Sei tornata a Parigi, è cambiata, cioè, è cambiata anche la gestione o il significato della parola paura? Quel sabato me lo ricordo benissimo, perché mi presero il primo aereo, appunto eravamo a Milano, il primo aereo da Linate, per cui io alle 7 e qualcosa sono atterrata a Parigi, e era come un set cinematografico, non c'era nessuno. Io non avevo mai visto Parigi deserta, cioè come trovarsi all'Universal Studios o non lo so, capito? Questa è la ricostruzione di Parigi, è un cartonato, chiaramente le persone non ci sono perché è tutto finto. Ecco, la sensazione era tipo di... Peraltro mi avevi intervistato, era sabato, quindi io sono stata in radio da te, ti avevo detto la sensazione è proprio il vuoto. E ho detto, ragazzi, cioè, se la gente, è chiaro che stamattina si sono rinchiusi tutti in casa, hanno paura, ma cioè, se veramente le persone iniziano a non uscire più di casa, hanno vinto tutto, cioè hanno proprio vinto tutto. Grazie a Dio, 2 giorni dopo, nei bistrò, nei caffè, c'erano di nuovo ragazzi, bambini, persone che si mangiavano le loro... le loro cose, bevevano le loro birre, e la vita ha iniziato a riaccendersi subito in maniera capillare, e questo è stato una cosa bella proprio anche a livello emotivo, oltre che da cronista da raccontare. Però è vero che da subito c'è stato, io l'ho visto su di me, una specie di isteria, cioè ogni ambulanza, cioè la prima tanto, la seconda ambulanza in 2 minuti, cos'è successo? Dove?
su Twitter, e questo è rimasto. Sono stata l'ultima volta a Parigi fine giugno e primi di luglio. A un certo punto sono passate 5 macchine della polizia che magari andavano a arrestare un trafficante di droga, semplicemente, cosa che in tutte le grandi capitali accade, ma c'è lo sguardo nel caffè dove io ero, è stato proprio, ci siamo tutti guardati per dire oddio, cos'è successo? Perché comunque ha minato la sicurezza, senz'altro, però è anche vero che davanti a questo, secondo me, ancora una volta si gioca un po' a rimpiattino, perché allora tu adesso hai Parigi un po' militarizzata, perché hai tanta polizia, tanti uomini in divisa, te li trovi nella metro, fuori dalla metro, nelle piazze, eccetera. Poi quando siamo andati ai funerali a Notre Dame, tutti i cronisti abbiamo passato, e non solo, i metal detector, in realtà con le borse piene, nessuno ce l'ha aperta, nessuno, per cui chiunque avrebbe serenamente potuto farsi esplodere, perché c'erano un metal detector da una parte, però voglio dire, se avessi avuto altre armi, o comunque c'era una parte in cui entravamo addirittura senza controlli proprio, quindi boh. E però anche lì il problema è che se non mettono in rete i servizi segreti le informazioni, è inutile mettere il soldato col mitra fuori dalla metro, perché chi sono le persone che potenzialmente, tolti i lupi solitari, tolti gli psicopatici dell'ultimo secondo, come hanno definito l'uberizzazione del terrore, no? Come Uber, ognuno può farsi esplodere. Ecco, tolti quelli, diciamo, chi è in rete con lo Stato Islamico, chi ha precedenti, è noto già alle forze dell'ordine del Belgio, della Francia, della Germania. E lì davvero, su quella nave Garibaldi, Hollande e Renzi devono guardarsi e dire: bene, noi ci vogliamo bene, Ventotene è bellissima, Spinelli è stato un eroe, ma li vogliamo condividere questi dati oppure no? Perché sennò la prossima volta passano alla nostra frontiera e arrivano da voi, e voi serenamente li fate andare dritti, perché non abbiamo gli stessi data center. Quindi vabbè. Ringraziamo Eva Giovannini con la sua Europa anno zero. Anno zero come punto di arrivo, ma soprattutto come punto di partenza, di ripartenza. E farei un secondo applauso ad Eva, perché lo scorso anno, oggi è uscito il libro, oggi lo abbiamo ripresentato, ma soprattutto oggi è il suo compleanno, e quindi auguri. Auguri alla nostra ospite, auguri. Vi ringrazio per essere stati qui e ci rivedremo per il prossimo appuntamento. Grazie.